Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata da parte dei Fucking Games 3. Oggi andiamo a vedere l'episodio 3 di LOL il vagabondo. Di vita, cioè di vita da vagabondo. Ho avuto dei problemi nel video precedente. Stavo già registrando la parte 3 quando ho avuto degli imprevisti e quindi purtroppo ho partito un po' avanti e mi dispiace ragazzi, non succederà più, promesso. Comunque, come potete vedere, ho un po' di cose, nulla di che, un arco delle frecce, della roccia, ho trovato dell'oro e ho due porte che adesso andrò a liberarmi. Quindi andiamo a liberare le porte, andiamo a liberarci lo spazio dal nostro caro amato zaino. Quindi, la vedo della lava. Urca! Madonna, che culo, ragazzi! Che culo! Che culo, per non finire in mezzo alla lava! Questo è culo, ragazzi. Boh, basta, io ho un culo bestiale a sto gioco. Fuori, fuori, fuori. Via. No, te ti tengo fuori, fuori, cose inutili. Anzi, teniamo separato, questo qua le mangio, anzi quelli di meno le mangio, questo qua le mangio. Tengo lì. Insieme a loro, ok. C'è ancora qualcosa da buttare. Metà terra, fuori, sì, ok. Carbone, carbone, carbone. Catroia! Ragazzi, questa è maestria. Sentire il e salvarsi all'ultimo secondo è magnifico. Fatto sta che sono riuscito a salvarmi e adesso continuiamo la nostra esplorazione. Oh yes, let's go. Oh yes, torch, una torcia, nato. Sto cazzo. Oh, puttana. Azzo ragazzi, questa grotta qua è in... Un creeper in meno. Tac. Quindi, ragazzi, a terra, trucchetto, per non perdere quello che scaviamo. Chiedo scusa se non è presente la webcam, ma non ho la possibilità di registrare la webcam in questo momento perché ho problemi con il software che uso per registrarlo, ovvero Camtasia. Devo reinstallarlo e rifare tutti i procedimenti della crack. Quindi mi dispiace, ma questo episodio non volevo assolutamente farvelo perdere, visto che già ho avuto problemi e visto che ho visto che comunque la serie di Minecraft sta andando abbastanza bene e che già 70, già nel primo video 70, nell'episodio 1 70 persone l'hanno guardato, 70 visualizzazioni, mi ritengo onorato perché diciamo che fare video di Minecraft è un gioco molto generale e quindi se già questa serie riscuote comunque successo già da 70 visualizzazioni è buono. Non quanto quella di Danny di Limbo, perché quella di Limbo sta andando a ruba praticamente. Quindi se non mi volete più basta dirlo che io a malincuore, ma d'altronde sono praticamente l'anello debole del gruppo. Ma sì, finché voi mi vorrete, io rimarrò a fare i miei video scrausi. Dipende tutto da voi. No, vabbè, seriamente. Io sono qui. Se avete giochi da proporre, qualunque cosa, buttate dentro, andateci messaggi privati, rispondiamo a tutti, a tutti. Non tanto, cioè, siamo in tre, la controlliamo spesso, la casella di posta, quindi le risposte ci sono, rispondiamo. Se avete domande, quesiti, qualunque cosa, mandate pure un messaggio che noi siamo a vostra completa disposizione, appunto, per risolvere queste... è così. Ti sappiamo le risposte, ok. Mi sto salvando da un po' troppi creeper, direi che è un po' troppa sfiga, ma... Urca! Poi qua ci passeremo. Ci lavoreremo. Non laggarmi. Ferro, non laggare. Ti prego, ok. Non lagga più. Visto? Basta pregarlo Minecraft e non lagga più. Yes, I've got it! Andiamo su. Su di qua. Sembra di aver visto... Minchia qua. Cosa c'è laggiù? Ragazzi, ho trovato il diamante. Non ci credo. Ragazzi, diamante, diamante, diamante. Dobbiamo raggiungere assolutamente quel posto. Non c'è. Dobbiamo
non ci sono mostri che tengano, Enderman. Non ci sono. Oh, ragazzi, qua si rischia. Minchia. Si rischia, ragazzi, si rischia per dei minerali importantissimi. Oddio, non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Un diamante, si sono sprecati, tutti bastardi. Con uno cosa ci faccio? Un fottutissimo. Oh, morto pipistrello nella lava. Cazzo, su. Abbiamo entrato nelle altre grotte. Nelle altre. Adesso te ti butti in mezzo alla lava. Stronzo. Morto. In mezzo alla lava. Mi sembra giusto. Più che giusto. Ok, ok. Tutto sto rumore di zombie non mi piace tanto. Quindi vuol dire che magari qua vicino c'è uno spawn di zombie. Lollo, non far cazzate, ti prego. Lollo, non le fare, non le fare. Perché se lagga il gioco qua sopra sono fottuto. Finisco nella lava e ciao ciao. Che perché mi servono i... non ho fatto i pantaloncini e... Quanto? Ho 57 di ferro. Buono. Stiamo andando alla grande, ragazzi. Stiamo andando alla grande. Con questo vagabondaggio sfrenato. Cioè, no, è fuori dei coglioni. Fuori... No, la terra ci serve. Cos'altro posso levarmi? Metà di questi. Tanto per un po' non li useremo. Posso farmi un altro arco. E questo è buono nel caso ne rompessi uno. Ferro. Non so perché sono fissato questo ferro. Doveva essere fissato con un diamante. Dato che sono il diamante introvabile. Se lo trovo faccio i salti di gioia. Ma è un'altra cosa. Continuiamo il nostro scavo. So che Minecraft è un po' monotono. Scava di qua, scava di là, scava di giù, scava di su, scava a destra, scava a sinistra. Ma ragazzi, è Minecraft. Minecraft si basa sulla ricerca di risorse e sulla fantasia che uno ha. Quindi, ragazzi, mi dispiace, ma... Appunto, ho voluto fare una serie sul vagabondaggio perché secondo me è molto più... Ok, piano. Ok. Secondo me è molto più... Cioè, è molto più divertente rispetto che uno che si ferma lì, costruisce la casa. Poi fa quell'altra cosa, che fa così, fa cosa. Invece vagabondaggio è più avventuriero. Cioè, proprio, boh, ti butti, esplori, cerchi di sopravvivere, hai un inventario limitato. Molto... Non so se mai qualcun altro ha mai fatto robe sul vagabondaggio. Però, già per esempio, io devo gestirmi meglio l'inventario, perché ce l'ho quasi pieno. E questo compromette il sacrificio di risorse che per noi sono minori. Tipo queste. Vedete? La terra, per esempio, l'ho tenuta fino adesso, non mi serve a niente. La terra, la carne di zombie ancora meno. Però mi chiedo perché ha fatto così. Se poi mi serve, prendo tutto la mangio. Tipo quest'arco, che è inutile. Ecco, non so perché l'ho tenuto fino adesso. Quindi, è tutto un gioco di furbizie. Più o meno furbizie. Non sono un tizio furbo, ma va bene. Allora, qua, perfetto, altro carbone. Il carbone serve sempre, a prescindere da tutto. Carbone, carbone, carbone. Non ho la legna. Perché sono scemo, non ne ho presa. E questa è la mia ricompensa, allora. Scava, Lollo, scava, non ti preoccupare. Io sono proprio, una volta che avrò esplorato tutto sto bendito, sarò proprio curioso di vedere quando troverò un villaggio da saccheggiare. Ok. Con calma si fa tutto. Con calma si fa un cazzo. Ah, sei bloccato lì, stronzo. Vieni avanti. Ah, non ce la fai. Allora, dopo aver seminato lo zombie. Aver seminato lo scheletro, aver sentito il rumore di zombie, esploriamo questo posto. Fuori! Che celle su celle, ragazzi. Che zombie su zombie. Sì, a me piace troppo uccidere i zombie. Merda! Devo uccidere lo scheletro. Ok. Scheletro tolto, minaccia tolta, praticamente. Butto. Unisco. Dopo... La carne di... Oh, cazzo!
bloccato lì. Devo recuperare vita, lo so che dire, tu lo spreco! Ma oh. Sprecato la freccia, lo so, per questo la riprendo. Yeah, ragazzi, questa è tecnica. Questa è tutta tecnica di sopravvivenza, ragazzi. Di sopravvivenza, ragazzi. Cioè, questa roba qua è una roba di tecnica di sopravvivenza avanza. No, sto scherzando. È solo tanta botta di culo. Una scala che sa. Ah, ma vaffanculo, smeraldo. Non ho ancora capito a cosa serve. Ma che cazzo. Lo raccogliamo. Ma prima o poi capirò la sua utilità. Raccogliamo. Se quel prima o poi intende, si intende per mai, avete capito. Ok. Ok, ragazzi. Libero. Non è più libero. Merda! Merda! Cos'è? Porca puttana! Scheletro armato! Scheletro corazzato! Morto! Zombie! Morto! Manca qualcuno? Sì! Muori, stronzo! Questa cascata c'è la... c'è... dell'oro... Perfetto ragazzi, perfetto. Così ragazzi, così. Così si fa ragazzi, così. Non mi lagga? Grazie. Passiamo attraverso la porta. Ciao tizio. Chissà chi eri un tempo prima di diventare zombie. Ragazzi, sono tornato qua. Wow. Ragazzi. Tutte ste miniere e quasi nulla. Sembrava chissà che cosa sto posto, invece. Una serie di porte chiuse. O vuote. Stivaletti. Vabbè, un po' di delusione, ragazzi, un po' di delusione. Ma possiamo anche andarcene, per i miei gusti. Direi che siamo abbastanza attrezzati per la sopravvivenza all'esterno. Sì, io dico di sì, che possiamo anche filarcela, quindi direi di andare verso l'alto. Ok, ragazzi, taglierò la puntata perché naturalmente quando sarò all'esterno ci vediamo quando sono all'esterno, ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, e sono di nuovo all'esterno, come potete vedere, e beh, e con questo vi saluto prima che qualche mostro mi compaia davanti. Con questo vi saluto e andiamo qua giù che c'è un po' di luce. Con questo vi saluto e vi dico che se il video vi è piaciuto mettetemi mi piace e iscrivetevi alla pagina iscrivetevi al canale. Nel canale c'è anche il link per andare nella pagina ufficiale di Facebook e di Twitter. Io sono Lollo e mi sembra di aver detto tutto, ragazzi, al prossimo video. Da Lollo Fucking Games 3 è tutto, ciao ragazzi. Was busking